La dottrina Lagarde per resistere ai dazi che Donald Trump ha già minacciato alla produzione dei prodotti europei sul mercato americano, per la governatrice della BCE bisogna attuare la strategia dell'opossum. Ovviamente la Lagarde non ha parlato né di strategie né di opossum, ma in un'intervista rilasciata al Financial Times ha spiegato che l'Europa, per cercare di far venire il prossimo inquilino della Casa Bianca più miti consigli, dovrebbe far vedere, acquistare materiale americano, prodotti americani, per dare un segnale di apertura. E quali sono questi prodotti americani che l'Europa dovrebbe acquistare? Il gas e le armi. In pratica l'Europa deve comprare due beni di importanza strategica per fare in modo di convincere Trump a non applicare, o quantomeno ad applicare con maggiore oculatezza, i dazi che ha minacciato all'automotive e agli altri settori dell'economia europea che hanno un forte riscontro negli Stati Uniti. Questa è potrebbe davvero definirsi una strategia dell'opossum, il fingersi morti per cercare di far scappare il nemico, in questo caso per cercare di convincere il coyote Trump a non accanirsi su quello che resta dell'economia e della produzione europea, che come sappiamo, anche grazie a una politica monetaria ultra rigida, il sistema produttivo del vecchio continente alla canna del gas. La locomotiva tedesca ormai ha deragliato e purtroppo anche i dati dell'industria italiana non sembrano assolutamente lusinghieri. Quindi la strategia di Lagarde sarebbe quella di dare quello che vogliono gli americani e sperare che tutto vada per il verso giusto. Non sappiamo però fino a che punto può essere davvero una strategia percorribile o quantomeno futuribile, perché la crisi energetica ci ha insegnato che, insomma, i prezzi del GNL americano non sono poi così tanto concorrenziali e acquistare forniture militari, armi, dai produttori americani potrebbe dare, diciamo così, qualche pensiero al settore della difesa europea, che sta proprio in questo momento, a differenza delle banche, diventando appunto un comparto europeo. Vediamo per esempio le varie alleanze che si sono e che si stanno consolidando in questo periodo, come per esempio quella tra la tedesca Rheinmetall e l'italiana Leonardo. Inoltre bisogna tenere presente che sia il gas, per quel che riguarda l'energia, che ovviamente le armi, in un periodo caratterizzato dalla buriana geopolitica tra guerra in Ucraina, disastri in Medio Oriente e tensioni che serpeggiano in tutto il mondo, rappresentano due settori, due comparti che sono assolutamente strategici. E ricordandoci quello che ci aveva detto Draghi, cioè che l'Europa rischia di sparire definitivamente dalla mappa della competitività mondiale, insomma, non sembra che la strategia dell'opossum della Lagarde possa davvero, almeno in termini futuribili, dare all'Europa una chance. Sarebbe l'ennesimo errore di impostazione